Mister, una vittoria importantissima in ottica classifica. Sì, non solo in ottica classifica, ma anche soprattutto moralmente, perché questi ragazzi avevano bisogno di una vittoria, perché come vi avevo detto precedentemente le prestazioni le hanno sempre fatte, però o per un motivo o per un altro non siamo più riusciti a vincere. E questa sicuramente è una vittoria dove la squadra ha dimostrato di essere viva, ha dimostrato di credere ancora nella salvezza, e quindi questa è la strada giusta da seguire. Non dobbiamo mollare un centimetro, pensare partita per partita per fare il risultato e arrivare più in alto possibile. La Coppa Italia adesso è un fastidio o un impegno che comunque volete onorare fino alla fine? No, noi mercoledì andiamo a fare la nostra partita, sicuramente non siamo tanti, quindi giocherà sicuramente chi ha giocato meno, perché ce n'abbiamo un'altra domenica da fare contro la prima in classifica, tra l'altro, quindi non sottovalutiamo niente, però sicuramente, per me l'ho sempre detto, non esistono titolari e riserve, però sicuramente chi ha giocato meno mercoledì farà la sua parte, perché questi ragazzi stanno tirando la carretta da un po' di tempo, quindi non potrò naturalmente sostituirli tutti, però qualcuno dovrà giocare ancora, però andiamo lì a fare la nostra partita tranquillamente e poi vedremo cosa succede. Sicuramente il primo tempo non abbiamo fatto la partita che volevamo fare, però poi sicuramente quello che ha cambiato la partita è stato il secondo gol dopo aver fatto tanto per riprendere la partita. Devo essere anche sincero, sull'1-1 pensavo anche di fare qualcosa di più del pareggio, perché eravamo molto in partita rispetto al primo tempo. Poi giustamente con il secondo gol preso in questo modo, prima una palla in uscita e poi lasciamo libero uno in aria, ti taglia un po' le gambe, però fa parte del percorso. Abbiamo iniziato il 2022 con 6 risultati utili consecutivi, ci siamo rimessi dove pensavamo di non stare ora. Grazie ai risultati che abbiamo fatto oggi, la sconfitta è brutta, però comunque siamo ancora fuori dalla zona calda.